Iniziamo? Vai. Inizio io. Ma fai inizio a loro? Fai inizio a loro, no? Vai. Io. Vai, mo. Aspetta. Avevo un primo te, dai. Vai. Le risposte guardo da lui. Sì. Aspetta, allora. Prima di pescarsi, oh. Dove cazzo sta? Ok. Dio, mi sono scordato pure quanto è finito. Oh, hai ragione. Abbiamo fatto anche all'ultimo, se ti non ce lo toglie. No, tranquillo. Come ti chiami, te nome? Valerio. Allora, siamo qui con Valerio Scatolini. Pareggio meritato, diciamo. Come consideri questa partita? Ma secondo me alla fine il pareggio è meritato, perché comunque abbiamo giocato fino alla fine. Un campo difficile contro loro che adesso sono... erano considerati imbattibili, perché insomma avevano vinto tutte le partite. Con un po' di cuore, un po' di fortuna, alla fine il risultato penso comunque sia giusto. E tu sei arrivato quest'anno in questa squadra, e come ti stai integrando nel gruppo e negli schemi di gioco? Sì, io ho iniziato con la Lazio, non è andata proprio benissimo all'inizio, ho trovato il mister Jeff che mi ha voluto, io conoscevo Gianluca, una cosa e un'altra, eccomi qui, sono contento, sono felice, mi sono inserito bene. Speriamo di vincere al più presto. Sul mercato hai qualche novità, qualcosa, oppure c'è qualche giocatore che vorresti che giocasse con te? Ma secondo me il più forte è proprio qui Mauro Morezzi, ci ho giocato da ragazzino, adesso mi ci accontento di giocarci ogni tanto contro, penso che sia nettamente il più bravo della Lega. Ok, un'altra domanda. La prossima partita è contro il BMD Gianicolo, come sei ad affrontarla? Ma speriamo che ci porti bene, perché l'unica partita che con la Lazio abbiamo vinto quando stava la Lazio era proprio con loro. Speriamo che ci porta fortuna, al campo nostro sarà una bella partita, puntiamo a vincere. Ok, aspetta. E un'impressione su Andrea Eusebi, appunto se hai visto i gol del lunedì e che ha fatto e cosa pensi di lui? Gran bel giocatore della Venere, ha fatto un gran gol, sicuramente una squadra che punterà a vincere. Grazie, grazie a voi. Ciao campione. Grande Vale. Questo è stato Andrea Eusebi, per me era quello.